per stare in questa casa dovrai rispettare delle regole. E per aiutarti a fare questo ti abbiamo lasciato in dotazione il nostro maggiordomo, che si chiama Lino Cocco, per gli amici Coccolino. Coccolino! Che mi ha chiamato, signore? No, guardi, scusi, c'è un errore. I miei zii sono gentilissimi e carini, ma io non credo proprio di aver bisogno di un maggiordomo, eh. Ma no, creda! No, le dico che non credo! Creda! Le dico che non credo, scusi! Sì, forse comincio a crederci un po'. Comunque, anche se avessi bisogno di voi... No! Di lei? No! Di te? Sì! Vabbè, comunque, anche se avessi bisogno di te, io non posso tenerti, perché aspetto due mie amiche che devono venire a convivere con me. Quindi per posto per te non c'è, non c'è, non c'è. Faccio così, ok? Ti tengo. Ah, altrimenti mi tocca farmi guardare roba nuova. Che cari miei zii. Che bello è Natale! How I found it is the right in heart! Ma se bucciamo avanti! Mirko! Oh, Ele! Bella! Visto? Ciao! Sì! Cos'è questa baracca? È la baracca! Come baracca? Scusa! Sarebbe questa la casa? Sì, anch'io ti voglio molto bene, eh. Comunque questa è la casa, beh, che c'è? Ti piace? No, per il mio cane va benissimo, ma io dove dormo? Sì, ciao! Buon Natale! Ecco, come siamo proprio tutti, eh? Ragazzi, scusate il ritardo, ma vengo da un pranzo importantissimo. Pensate, un produttore mi sta organizzando un incontro con Sylvester Stallone per Rocky 4! Sì, andiamo che ci sono Rocky 4, te! Rocky 5? Allora, già fatto anche quello. Vabbè, comunque cose importantissime per me. Mirko, questa casa è bellissima! Tu non trovi? Se lo dici tu, per mettere a posto questa casa ci vorrebbe un bel maggiordomo. No! Che mi ha chiamato, signore? No, veramente è stata lei che ha detto per favore. Che meraviglia! Ma cos'è, un personaggio di fantasia? Più o meno, no, è il mio maggiordomo. Ma che bello, abbiamo anche il maggiordomo! Sì, me l'hanno lasciato in dotazione i miei zii, oltre alla casa, insomma. Quindi, invece di lasciarti il maggiordomo, dovevano lasciarti una casa? Spiritosa, Ci sono gli spiriti? Sì. E comunque lui è Lino Cocco e gli amici Coccolino. Coccolino! Ti spiezzo in due! Ti spiezzo in due! Adele! Ti spiezzo in due! Se c'è rimasto ancora un solo neurone in quel cervello, fagli capire che questa scena è già stata girata nell'88! 88? 88. Brava! È proprio la scena 88! E tu come fai a saperlo? Non vorrei mica rubarmi il provino? Non la recuperiamo più. Ragazzi, vi rendete conto? È quasi Natale e finalmente sono riuscito ad arrivare qui a Roma, davanti agli studi di Cinecittà. È stato proprio un regalo bellissimo questo dei miei zii, eh? E poi, pensate, qui c'è la storia del cinema, c'è la musica, c'è l'arte, c'è la poesia! Ci sono scarafaggi! Ci sono i scarafaggi! Come scarafaggi, scusa? Nel senso dei Beatles! Ah. No, proprio scarafaggi! Elettra, scusa, è inutile che continui a interrompere questa mia poesia, con queste bagianate, con queste cretinate, con queste... Con queste verità, Amy! Queste verità, vabbè, comunque io sono contento lo stesso, perché passeremo un Natale tutti insieme, felici, felici e soprattutto tutti vicini, vicini, vicini. Come sei diventato Coccolino? No! Signore, mi ha chiamato! No. Ma tu sei proprio convinta che serva sta cosa che stai a fare? Certo! E che non lo sai? Per fare un buon provino bisogna calarsi nel personaggio. Beh, io lo so, ma tu che ruolo fai in questo film, scusa? Io la cameriera! Ah! Vabbè, comunque anch'io sto aspettando il mio agente che ha detto che mi deve dire qualcosa di importante. E permesso! Ecco. Ah, eccolo qua, il mio grande attore, eccolo qua! Bellissimo! Sì. Se ero grande non stavo qua, Ma di fiducia il tuo agente che lo diventerai! Vabbè, speriamo. Ma questo chi è? Non ti preoccupare, è una mia amica che si sta preparando per un provino importante con Sylvester Stallone. Girano Rocky 4! Ma non l'hanno già girato? Sì, ma lui... Vabbè, comunque sono qui per darti una bella notizia. Voglio farti apparire davanti al grande pubblico. Oh, finalmente una notizia bella, meno male! E indovina un po' che ti faccio fare? Dimmelo. Ti faccio presentare il Festival degli Anziani sotto le stelle a Frascati. E dove sta la bella notizia? Jingle bell, e basta, Coccolino, andiamo. E va, te ne va, va. Basta, non ce la faccio più con Jingle Bell. Che succede? Sotto le feste la gente è impazzita.
Adesso mi ha tamponato uno, sì, e mi ha detto che ero regista e mi ha invitato a cena. Beh, sei contenta, scusa? No, l'ho schiaffeggiato finora perché mi guardava il décolleté. Vabbè, succede, dai. Come si chiama questo regista? Ma che ne so, Ranzina, Panzina, una cosa del genere. Panzina? Ah sì, sì, Panzina, Panzina. Ma come? Ma che prendi lo schiaffo di Panzina? Uno dei registi più importanti che abbiamo in Italia, ma che sei matta? Io mica devo fare il cinema, io sono una donna in carriera. Sì, una donna in carriera, ma se lavori come cassiera dentro un negozio di animali, dai. Vabbè, prima facevo le pulizie, scusa, eh. Ah, vabbè. Incontro, Ma se niente da ridere! Io pensavo di dover picchiare più non posso, invece hanno picchiato me! Ma perché, scusa? Che io sono entrata nella sala 4 e invece dovevo entrare nella sala 5! Ho capito, allora? E lì c'erano tutti gli sandwich! E tutte le comparse! E mi hanno menato! E la parte, scusa? Io ho sempre detto che i film americani fanno male, eh! Oh, sto scherzando, eh! Sto scherzando! E vai! Fregati, 31! Calla! Oh, e te pare? Oh, la fortuna del principiante, non c'è niente da fare, Sì, sì, sì. Sempre lei, ragazzi, però basta, dai, adesso andiamo a dormire, che domani mattina arriva Babbo Natale e ci porta tanti regali! Già! Babbo Natale, che bello con i regali! Io voglio tanti regali! Ma quali regali? Che qua siamo i film, 10 contratti, andiamo in giro per tutta Italia, andiamo! Oh, guarda che aspettiamo Natale, mica un miracolo, eh! E lei, signore, che cosa si aspetta? Beh, io Babbo Natale! I contratti, aspetta! Aspetta, Babbo Natale, che mi aspetta? Aspetto... Non lo so che mi aspetto... Però... c'ho un sonno... Domani magari ve lo dico, eh! Mirko? Sì. Chi è? Ma come Mirko? Chi sono io? Sei tu? Tu chi? Ma come chi? La babbo Natalina Sazzi dei tuoi sogni. No, se per questo sei pure meglio. Ammazza. Avanti Mirko, vieni. Toccami. Oh, io tocco. Hai detto te? E io vado. Bella la mia babbo Natalina! La mia babbo Natalina! Dai! Ah!